FNAF 4. Come gli animatronics passano realmente la notte. FNAF 4 è l'ennesimo capitolo della serie di videogiochi horror sviluppato per risolvere i problemi di Five Nights at Freddy's 3, che provava a risolvere i problemi di Five Nights at Freddy's 2, che provava a risolvere i problemi di Five Nights at Freddy's, che provava a risolvere i problemi di Scott Cawthon. Donnessi i debiti accumulati per studiare cagate inutili all'università, ma senza lavorare. Questo capitolo è considerato uno dei tanti capitoli della serie, e non c'è molto altro da aggiungere. Trama: il giocatore si ritrova nei panni di un bambino americano degli anni 80 che festeggia il suo compleanno al Fredbear Family Dinner, una pizzeria relegata da animatroni come tutte le pizzerie americane negli anni 80. Qui viene aggiunto dal suo bullo ufficiale. In tutte le scuole americane degli anni 80 viene forgiato un bullo d'ordinanza fornito, un bullo d'ordinanza per forgiare il carattere. E dall'altro sarebbe anche suo fratello. E dalla sua allegra brigata di sottobulli gregari, tutti con le nostre maschere che ricordano semplicemente sospettosamente gli animatori del primo FNAF. A questo punto il giocatore ha già capito dove si va a parare, anche se ha più di 12 anni, ma siccome no, tutto a posto. I bulli si sono esercitati per settimane nella disciplina del lancio del nardo in bidone, ma non essendo particolarmente svegli, infilano per sbaglio il giocatore bambino in bocca all'animatore Fredbear, che si offende moltissimo e gli massica il cranio. Tutti gli animatroni delle pizze americane, per bambini anni 80, sono dotati di denti artigli e istruiti alle più basilari tecniche di autodifesa. Il bimbo entra in coma, un sonno nero senza sogni, ma ricco di minigiochi con la sua tattica alla Pong, in cui doveva sopravvivere per 6 notti, eccetera, eccetera. Già visto, già sentito. Le 6 notti terminano con un trip. Tutte le pizze servite nelle pizze americane per bambini anni 80 erano condite con generose dosi di LSD grattugiato. E poi vede dalle altre cose i suoi peluche che lo trattano come se ci fosse appena scritta Scientology. Per fortuna questo insulto alla narrativa viene interrotto dal suono di un elettrocardiogramma che detecta la morte del bambino. Forse. Magari pure l'elettrocardiogramma fa parte del trip. Magari il bambino non è mai esistito. O magari il giocatore sarebbe il caso che trovasse modi migliori di sprecare il suo tempo libero. Fatto sta che dopo tutti questi minigame non si è ancora capito una mazza di niente. Gameplay: come tutti gli altri FNAF, Scott Cawthon non c'è mica tempo da perdere, anche perché gli piace conservare i suoi soldi in banconote di piccolo taglio e contarle a mano ogni giorno. Tanto poco è il tempo da perdere che a suo giro si è scordato di mettere la telecamera e il senza telefono che rompe altamente il cazzo. In poche parole, bisogna correre in su e in giù per la propria camera con la torcia costantemente accesa e puntarla addosso agli animatroni e in cubo nei corridoi. Si sono trasformati in degli spettatori seriali tanto quanto imbecilli, dato che basta illuminarli e sbattergli a posto in faccia facendoli offendere, tipo il primo gioco, per farli andare via. Dopo 4 notti di torture arriverà Nightmare Fredbear a tentare di filarlo su per gli orifizi anali del giocatore, da tutte le direzioni. Infine nell'ottava notte arriverà un animatronic nero che somiglia a Fredbear, sia per l'aspetto che per le tendenze sessuali. Gli animatronic: Nightmare Freddy dopo aver fatto la chirurgia plastica alle sue guance visto che erano troppo grosse e quindi tutte perculavano, è diventato mostruoso con questa variante, ma non spaventa nessuno. Non si sa il perché, ma ha dei figli che se non illumini Freddy verrà a sapere che ti stai facendo qualcosa e quindi ti ucciderà per molestie. Nightmare Bonnie: la sua transessualità finalmente è scomparsa, ma si trova un buco nello stomaco. Sta la situazione sui panini. Non farà nulla di speciale, a parte che andrà a saperti lo stomaco partendo da sinistra, quindi sì. Nightmare Chica: con questa variante Chica ha la mandibola alzata per tutte le pizze che ha mangiato, ed è anche ingrassato un po' troppo. Ora pure il suo cupcake si denierà a fare qualcosa rispetto agli altri giochi. Cioè ucciderci con tutti gli altri. Sai che novità? La stronza farà la stessa cosa di Bonnie, però dalla parte opposta e basta. Almeno un po' di femminilità. Per lo 0,3%. Nightmare Foxy: la volpe pirata rapata, ma più rapata di prima. Se ne sta chiuso nell'armadio per quanto è brutto. Infatti il suo muso si è rotto. Dovrei controllarlo nell'armadio ogni 3 secondi, se non vuoi che te la ficca su per l'ano.
solamente non c'è noi intero. Netman Fatbill. Fatbill, Golden Freddy, che miseramente ha tolto una seconda bocca nel suo stomaco. E grazie a quella è diventato obeso. Anche lui ha la mandibola alzata. E sembrava voglia ficcartelo in 7 minuti d'anticipo. Dopo aver mangiato i suoi 17 hamburger per cena. Nightmare. La versione di colore di Fatbill, con delle parti del corpo 99% visibili, compreso il pene. E se pensando che Fatbill è una mezza sera, mangia panini dell'anno, allora ti stai sbagliando di grosso. Semplicemente come Fatbill, ma con i sconti pedofili seriali, ma almeno, ripeto, almeno comparirà solo in ottava notte come verrebbe nel gameplay, no? Flash Trap. Il figlio di bambini che di Springtrap, con gli occhi allucinati, come se avesse visto un porno, nonostante sembri un bambino. E si potrebbe puntare solo in un minigioco da 2 soldi mensilmente in un minigioco da 2 soldi, ma è veramente difficile. Così difficile da voler suicidare per tutti i miliardi tentativi che è fatto per provare a batterlo. Somiglia più o meno ad un certo coyote. Aggiornamenti. Visto che le banconote di piccolo taglio non bastano mai, è disponibile aggiornamento Halloween Edition, in cui ci sono gli stessi personaggi in versione Halloween, e tante nuove sfide con cui guadagnarsi preziosissime monete, preziosissime sedine colorate. E basta.